avete contattato sicuramente Paolo Castagno in precedenza. Sì, una volta, se non potevo, e dicevo, date un giovane che sono contenti, e ci sono tanti giovani bravi che... Abbiamo premiato anche, no, anche giovani, non è che io non voglio, per carità, però... no, sono già... Eccolo. Netto, ma che bello. Ma va? Ma pensa, bellissimo. Complimenti, no, grazie. No, complimenti, cioè, non so chi l'ha fatto, Hai fatto il proprio gioco, sono andato a chiamare. Dopo averla lusingato con i miei discorsi, sono andato... Così, no, almeno quello. Grazie. Era quello che parlavo di McBuffer in primo, perché no, effettivamente non me lo aspettavo, sono emozionato, cioè. credevo una cosa diversa, così. Sì, pensavo una cosa, infatti dicevo, ma adesso un altro no, scoccio, troppo bello, veramente sono rimasto qua. Sono contento, troppo bello. E fare la foto con il padre, sì, è troppo bello. Che dopo lo metto nel sito, almeno quello. Grazie mille. No, grazie a voi. Troppo bello. Grazie, è troppo. Siete stati molto gentili. Fin troppo. Non me lo aspettavo. Stasera arrivo a casa di una mia moglie. Ma guarda un po' tutti. Ma che sorpresa che. Bello così. Bello, e poi ho toccato un tasto che mi sta qua, perché continuano a chiedermi di morirò sul tavolo io con quel personaggio. No, di far sempre di più, cioè all'estero. E non ci sono non voglio più da 4 anni che io faccia le mie storie. Non perché non piacciono, perché voglio che faccia più tavole. Perché facendo le mie perdo tempo a creare soggetto, sceneggiature, le traduzioni, dico no, fai quelle degli altri così le fai subito non mi piace più, dico continuo a fare e invece vorrei fare anche una storia di questo personaggio, dico no adesso no, dopo e non gliela fa fare. Sì, non è che infatti qualcuno scrive e dice perché non le faccio, ma non è che sono io che decido, non sono io che, è questo che mi spiace. Perché io le farei, perché mi chiedono, i lettori lo fanno. Eccolo qua. Lui è Paolo. È stato bellissimo. Eccolo Paolo. Ci siamo sentiti per telefono qualche anno fa ormai. Tutti i giorni. Così. È stata una sorpresa incredibile. Non me l'aspettavo. No, non me l'aspettavo. Questa è stata la più bella in assoluto. Me la porto nel cuore. Adesso stasera a casa sarò una sorpresa. Perché veramente non me l'aspettavo. Troppo bello. Bene. Immaginiamo. Cioè, pensavo una cosa solita, che ne ho avute in giro, solite. Bene, complimenti. No, quindi se c'è qualcosa da dire è che purtroppo quello che non faccio non è per colpa mia, ma è perché mi viene chiesto di fare molto di più, e di più vuol dire di non perdere tempo, pensare. Mi passano di perché hanno paura che forse prima o poi ti rilagano, vogliono più storie. Non averne 3, ne averne 30 non voglio. Sì, parlo di 150 pagine, 180, di me non ce la faccio. Quello faccio tutto da solo. No, ripassatori, no. Scarpa aveva sempre avuto ripassatori, Cavazzano, ma anche tu, no? Non ce la faccio, non l'ho mai avuto perché io schizzo. Forse l'ho già detto queste cose.